io oggi presente, lo vediamo già sullo sfondo, è il grafico di Stellantis. Quante volte ne abbiamo parlato, le gradini di Stellantis? Abbiamo visto anche durante la scorsa settimana una nuova fase correttiva, prezzi che sono andati a fare nuovi minimi di periodo, prezzi ricordiamoci che solamente tra marzo ed aprile erano vicini alla soglia dei 27 euro, quindi una perdita importante, una performance negativa che non sta contrassegnando solamente il titolo Stellantis, ma possiamo dire sta contrassegnando tutti i costruttori e automotive a livello globale, perché l'abbiamo visto con BMW, l'abbiamo visto con Volkswagen. Volkswagen, attenzione, nel terzo trimestre ha consegnato ancora una volta meno veicoli. Ricordiamoci un'azienda Volkswagen che viene da due profit warning consecutivi nello spazio di pochi mesi. Abbiamo visto poi la debacle di Aston Martin, quindi un mercato, quello del settore automotive, in piena fase discendente. E quindi a questo punto l'operazione che vado a mettere in campo, visto il trend ribassista, visto il trend discendente, la mia idea operativa qual è? Di sfruttare un possibile rimbalzo che possa portare le quotazioni in direzione della soglia dei 12 euro, quindi l'ingresso short in aria, ne vado subito a vederlo sul foglio, sull'altro monitor, un ingresso in aria 11,99, quindi cercando di sfruttare un rimbalzo anche in scia all'ipervenduto che abbiamo raggiunto durante la scorsa settimana di breve periodo, quindi uno short che partirebbe, si innescherebbe l'aria 11,99, con uno stop in area 12,45 e un target 11,10. Chi ci segue giornalmente sa che questo target è il target che più volte abbiamo segnalato insieme a Riccardo, insieme ai nostri ospiti. L'area 11,10, 11,20 diventa quel target. Potremmo dire quasi finale di questo movimento ribassista partito appunto dai top di periodo e che sta appunto accompagnando lo Stellantis. Quindi si sfrutta l'eventuale rimbalzo verso la soglia dei 12 euro, 11,99, per appunto entrare al ribasso sul titolo Stellantis. Quindi a questo punto viene confermato quel test, quel target, aria 11, 10, 11, 20, che sono minimi che il titolo non vede da tantissimo tempo.